da quando stai a Terni, hai fatto una lista di piatti ternani che ti piacciono in modo particolare? No, purtroppo no, perché i ristoranti hanno riaperto ora a fine campionato, quindi non bravo. È che ho avuto la possibilità di gustarmi la cucina, devo dire anche meno male, perché cucinando da solo ho preso anche qualche chilo e mi sono dovuto un po' arrangiare. Però diciamo, insomma, noi siamo contenti perché siamo riusciti, ovviamente io sono arrivato per ultimo in questo progetto, perché è iniziato 3 anni fa e Luca è arrivato prima di me, mi ha messo a disposizione una squadra forte che quest'anno è riuscita a dare le soddisfazioni che lui inseguiva già da qualche anno. Poi ovviamente i ragazzi hanno fatto la parte più importante, che è quella di venirmi dietro a me, che non è facile, non sono un tipo facile, ma devo dire che loro sono stati bravi a sopportarmi e a credere in quello che ogni giorno si proponeva. Anch'io sono convinto, l'ho già detto e lo ribadisco, che una stagione come questa è più unica che rara, difficilmente, soprattutto in questo campionato e in questo girone, i record che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno fatto, saranno difficilmente battibili. E questo ci riempie di orgoglio, perché sarà bello, come dicevo ogni volta, ragazzi, tra 20 anni, se leggeremo la Gazzetta dello Sport, parlerà dei record di questo campionato, ci sarà ancora il nome della Ternana sulla stragrande maggioranza di questi record. Quindi siamo felici e siamo anche fiduciosi che questo sia solo l'inizio di un progetto che deve andare avanti, deve crescere ogni anno, dobbiamo ogni anno cercare di fare uno step successivo. E quindi grazie anche per la partecipazione, grazie del libro. Ti piace? Appena lo leggerò te lo farò sapere. Però la scatola chiusa, nessuna fiducia, dai. No, io dico che se si è arrivati a scrivere un libro su questa Ternana, vuol dire che abbiamo fatto tutti insieme qualcosa di importante, quindi dobbiamo farci un applauso tutti, perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Davanti voi. Quando cominci la carriera di allenatore, sai che ovunque vai navighi a vista, no? Come tutti i capitani navighi a vista, perché sai che arrivi in un porto ma non sai quanto ti fermi. In Italia poi non è che c'è proprio tutta questa abitudine, forse ci sono poche realtà, forse proprio Cittadella è una squadra che è l'unica in Italia che riesce, diciamo, a piantare l'allenatore lì davanti, ma è anche un ambiente magari molto più facile in cui lavorare rispetto ad altre città che sono magari più esigenti di quel contesto. Quindi in Italia è complicato pensare di stare a lungo in un posto per una questione di tradizione, probabilmente, no? Perché siamo un popolo un po' inquieto e quindi abbiamo un po' sempre bisogno di vedere facce nuove. E è il motivo perché poi gli allenatori non stanno tanto tempo in un posto. Purtroppo, aggiungo io, perché appunto quando poi arrivi in ambienti come questo, in una situazione come questa, dove un allenatore viene veramente messo nelle condizioni di pensare solo ad allenare la squadra, perché io non ho avuto tutta questa fortuna nella mia carriera da allenatore, soprattutto perché purtroppo mi sono sempre dovuto occupare anche di situazioni diverse oltre a quelle di allenare la squadra. E quindi quando uno arriva in un posto del genere, è chiaro che spera di poter stare a lungo, di poter programmare, però poi ti scontri sempre un po' con quella che è l'abitudine italiana, che è quella di, diciamo, di cambiare continuamente. Quindi l'unica cosa che so è che nessuno ha la bacchetta magica, né io la sfera di cristallo per dire fino a quando starò a Terni, però so sicuramente come ci vorrò stare a Terni, e sicuramente ci vorrò stare cercando di continuare ogni anno o mesi, dipende, a cercare di stupire e cercare sempre di alzare l'asticella, perché come dice la mia mamma, sono troppo inquieto per vivere una vita serena, non trovo sfogo in una vita serena, quindi per me, che vivo di emozioni,
ovviamente vorrei sempre cercare di fare uno step successivo, quindi in previsione dell'anno prossimo vorremmo cercare di continuare a fare delle cose importanti. La stagione prossima è un altro romanzo, quello che avete scritto fino a ieri, conta più niente praticamente, bisogna ricominciare dalla prefazione e si riparte. Chiedo a parte. No, io tanto speriamo che sia un altro romanzo, che sia un thriller, perché sennò sarebbe preoccupante. Parliamo di romanzi. Ma quest'anno, onestamente, pensiamo di aver fatto tutto, soprattutto io e Luca, perché stavamo insieme tutti i giorni dalla mattina alla sera, a cercare ogni giorno di trovare un qualcosa che portasse qualcosa. E veramente siamo stati attenti a tutti i particolari, siamo stati attenti a cercare di giocare nell'orario giusto, siamo stati attenti a cercare di giocare prima di una squadra piuttosto che di un'altra e mai dopo. Insomma, abbiamo veramente cercato il dettaglio dalla mattina alla sera di ogni giorno, e questo ovviamente parlando anche qualche colpo basso, così che arrivava più o meno. Ma noi devo dire che i colpi bassi li sparavano i ragazzi in mezzo al campo, quelli erano quelli che interessavano a tutti, erano i più importanti. Però devo dire che veramente mai come quest'anno, almeno io parlo per me. Luca magari ovviamente ha una carriera come direttore sportivo un po' più lunga, ha già vinto anche da altre parti, e quindi prima di me probabilmente sapeva l'importanza della cura maniacale del dettaglio. Noi quest'anno veramente abbiamo dedicato molto del nostro tempo a questo, nella preparazione della gara, nella comunicazione, cercando sempre di prendere i vantaggi anche nelle conferenze pre-partita, nel modo di parlare dopo la partita. Siamo stati anche un po' paraculi, diciamo, in certe situazioni, ma il fine giustifica i mezzi. E siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto siamo contenti veramente di aver dato risposte, in primis anche a noi stessi, che quando si fa le cose curando il dettaglio nel calcio, spesso e volentieri si riesce a ottenere risultati che magari, andando anche al di là di quelli che poteva essere l'obiettivo o che si pensava si potesse raggiungere. Quindi per me, che sono all'inizio come allenatore, sono un aspirante allenatore, devo dire che questa esperienza mi è servita tanto per capire l'importanza del dettaglio in questo gioco.